Bene ragazzi, andiamo a catturare le scimmie restanti. Allora, come sapete sto livello scimmie sul lungomare, quello che odio di più in assoluto, perché proprio ha una struttura del cazzo che ti manda in pappa al cervello. Dunque, restano 11 scimmie, ma il radar continua a indicare in modo ossessivo quella lì che proprio non riusciamo a raggiungere in nessun modo. È la seconda volta che faccio video, perché ho scoperto una via dove ci sono le altre scimmie e forse possiamo raggiungere quella scimmia là dentro la nave, che proprio non capisco proprio come cazzo si debba raggiungere. Allora, forse da quest'altra parte. Allora, intorno alla nave deve esserci un passaggio che nell'episodio precedente non abbiamo mai esplorato in tutto, perché il livello l'avevamo chiuso catturando il numero di scimmie richiesto dati. Allora, quindi riforniamoci un po' di cose, costeggiamo la nave alla ricerca di sto passaggio che deve essere qui da qualche parte. Sì, infatti indica da quella parte, invece che questa scimmia qua che ora avrebbe anche rotto, non so proprio come raggiungere, mamma mia. Oh, qui c'è un garage, magari se sbucchiamo da lì sopra poi non lo so, troveremo altri modi per raggiungere quella scimmia lì che ora pazza, proprio non mi ricordo. Ah, guarda, proprio questa parte per niente l'avevamo esplorata, mi sa. Allora qui mi sta già rompendo i maroni, quindi. No, cazzo, si. Ho mandato uno dei tasti, dai però, oh, super acchiappo. Ah, ce ne sono due verdi! Cazzarola! Prendi anche quell'altra, dai. Ah, va bene, random, va bene. E ora ne restano 9. Dunque, da che parte adesso? Ah, qui mi servirebbe lo Skyfly. No, no, è un punto di ritorno da lì, mi pare. Sì. Ah, oh, un'altra cosa con quei laser, ragazzi, mamma mia, l'hanno già fatto perché mi piace Spectre TV. Ci hanno visto, ma scusa, mi era abbassato, dai, più che cosa abbassa, però, ma che cazzo vuoi, veramente, mamma mia. Gioco stronzo che non sai altro. Aspettate un attimo, Telebot ci fa. Telebot ci fa toccare i laser, stronzo, come ora lo distruggiamo. Ah, là c'è un'altra scimmia, bene, bene, bene. Ci abbassiamo. Aspettate, allora proviamo a catturarla così questa, che era il modo che usavo più spesso nel Escape 1 contro le toste, cioè le bianche, le verdi e le rosse. Wow, bianco, rosso e verde, fanno la bandiera dell'Italia il trio delle stronze nel Escape. Ah, bene, bene, ora possiamo proseguire lì. E niente laser disattivati, un attimo, no, perché sapete, magari scusate a trovare il camerino delle scimmie qui da qualche parte. Oh mio Dio, giusto, abbiamo anche il camerino delle scimmie da trovare, ma che palle. Facciamoli pure scattare, chi se ne fotte, guarda. Tutto è fatto, là. Dobbiamo solo andare qua e prendere il tempismo giusto. Ah, guarda, che ci siamo già arrivati col tempismo giusto, vai. Palle, questo gioco si rifà ai film. Che film dovrebbe rappresentare questo livello? Non capisco proprio. Cioè, c'è una scimmia simile a Terminator, ok? Ma Terminator non è che si svolga in un porto. Ah, mamma mia. Vabbè, in tutti gli episodi adesso c'è proprio un livello del cazzo così. Perfetto, preso. Anto, nero, tanto questa. Ah, passiamo con l'ingranaggio per salire ancora più in alto. Bene, perfetto. Non vorrei tutta sta stanza si chiudesse di già qui. No, lo posso abbassare fino a questo punto. Dai. E vai. Si sale. 3 minuti, bene, perfetto. Nel tentativo fallito di registrare questo episodio erano 3 minuti e non avevo preso ancora, non ancora nessuna scimmia. Poi invece ne ho trovate già un po'. Scusatemi, guardo al giro, non si sa mai per vedere. Boh, a parte che il mio radar non mi indicava nulla, non lo so neanche io perché mi guardo al giro. Che cavolo. Vai, vai. Oh, 1200, possiamo iniziare a comprarci già tanti telai per metterci. Così ve li mostro in un episodio a parte. Oh, cavolo, che abbiamo dei lanciafiamme. Ah, allora, aspetta, meglio andare così. Così le fiamme non ci fanno nulla, grazie allo scudo. Giusto per precauzione. Oh, due scimmie! E c'è anche la farma ripresa, facciamola, vai. Inizia. Oh, un'altra scimmia Terminator! Non lascerò che un nuovo modello mi batta! Ah, ho capito! Deve essere un riferimento a. Ai nuovi Terminator. Ai Terminator sempre più nuovi che compaiono da film a film, in T1000.
2000 mi sembra sia fosse quello che gli si scompone il corpo in liquidi. Poi il Tito Cento è sempre Schwarzenegger, non lo ricordo. Comunque, continua, dobbiamo aggirare. No, no, aspetta. E se io sono qui, allora quelle due scimmie come faccio a prenderle? Scusa tanto. No, no, fammi tornare un attimo indietro a guardare meglio la situazione. Che palle. Dai, ste cose alla Crash Bandicoot, mamma mia. Si stimoli che sposta e fanno sempre tornare in mente Crash Bandicoot e tutte le madonne che ho tirato. Ah, va bene, basta una fionda, basta un colpo di fionda. O di cowboy solitario, appunto. Cazzo, ma... Il mio cappello da cowboy, Gimore? D'oro vero, va bene, ok, ora che abbiamo fatto possiamo andare avanti. Bene o male, guardate. Rischiamo grosso di lasciare indietro le due scimmie solo perché non avevo un interruttore che potesse benissimo colpito così. Boh, boh, boh. Palle, dai, mamma mia. Va bene, adesso non ci resta che spingere quel blocco e... Non ho più la qualche idea, poi. Ma mi indica, vabbè, ora mi indica per forza quella dentro la nave, però. Ah, sì, sono quella dentro la nave e il camerino, perfetto. Allora, abbiamo scoperto subito, guardate. Oh, bene, ecco come si faceva entrare dentro una cazzo di nave, vai. Però, sapete una cosa, spero ovviamente che il camerino sia lì, ragazzi. Se no, non so proprio... Dove andarlo a cercare? Perché il radar mi sembra non abbia molta voglia di cooperare in questo livello. Va bene, prendiamoci sta maledetta scimmia. Presa, vai, mutete. Ah, il camerino è qui, bene. Finiamo scimmia sul lungomare. Anche in un tempo decisamente sotto la media. Mi sarei aspettato ci volessero sempre i soliti 12 minuti. Che è tutto il mio episodio. In realtà, no, bene, vai. Addio, livello di merda. Addio per sempre. Vai. Ok, Mapiton e Gugi. Friggi. Ah, che fare, un'altra termine, sì. Giggon, va bene, scimmia sul lungomare. Dico, fiamma, non ti spaventare, guarda. Ma non andatene, sto solo urlando dalla felicità, non ti mo... E scusate, il mio gatto è un po' strano, ma del resto quale gatto non lo è? Vai, che cazzo, in culo sto livello proprio, vaffanculo. Finalmente è finito, oh, 7 minuti? Dai, direi di andare un po' anche con il livello successivo. Tomuki, la città del futuro, va bene, sì, ti apro la porta, però fiamma, insomma, è già il secondo episodio che mi fa interrompere, forza, esci, dai. Ah, mamma mia. Andiamo? Esci, su, fiamma, dai, che cavolo, sempre uscire. Brava, brava, apritelo con un tranquillo e adesso richiudiamo perché sennò i miei rompiranno di sicuro. Ah, va bene, non abbiamo perso niente, vedo. C'è sempre l'introduzione, che non posso saltare. Ah, rieccoci di nuovo qui, in uno degli ultimi livelli del gioco. D'accordo, quindi bisogna andare con super acchiappo. Dai, ah, e dobbiamo ora attraversare velocemente tutte le aree che chissà dove sono. Ah, giusto, allora, una me la ricordo, in quell'area lì del laboratorio verde che non so bene come... Che non so bene come fare per prenderle, per raggiungerla. Ci avevo già provato col bug del laser, ma non era successo niente. Ci deve essere un altro modo, quindi... No, scusate, ho sentito un attimo una vibrazione, pensavo fosse il mio telefono e qualcuno mi avesse inviato il messaggio, ma no. Tutto nella mia testa, a regola. Cosmo pazzo, sente le cose che si sente. Allora, dunque, ecco, mi sembra ora che è esaurita la trasformazione. Guardiamo con radar, no niente. Bisogna andare per forza subito alla parte del livello successivo. Ragazzi, questo mi sa proprio, vuol dire che... Questo mi sa proprio che vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro, un eccellente lavoro, se non indica qui nessuna scimmia. Vuol dire che le abbiamo proprio prese tutte quelle che sfogliamo subito alla prima visita. Va bene, le auto volanti del futuro, dell'anno 2015 di Ritorno al Futuro, qui ci sono. Dai! Dai, guardate che maestria! Senza neanche usare il super acchiappo. Qui... No, niente, vabbè, non indica niente. Mi sa che già dalla statua d'oro cominceranno a mancare. Però intanto in questo episodio facciamo il possibile per
Dicevo, facciamo il possibile per raggiungere un attimo il più avanti nel livello possibile, così poi nel successivo possiamo già, insomma, siamo già qui nel livello più avanti e possiamo di già fare di meno. Oh, ecco, me ne indica già qualcuna. Ma quale? Mi dico che non ho lasciato una qui, in aria, che nuota. No, se no me la dovrebbe già indicare in diretta live. Sembra indicare la statua d'oro di Tonuki. Quindi andiamo nella statua d'oro di Tonuki. Ah, che bello! Sapete, se non l'avessi fatto prima, dovrei aver dovuto farlo ora, sta rottura di pale. Sì! Ci avevo azzeccato, le scimmie mancano dalla statua d'oro di Tonuki. Quindi andiamo. Qui, cerchio sprint adesso, perché se ne è un po' una rottura. Ah, no, non è la statua d'oro di Tonuki, sì, la statua d'oro di Tonuki. E, ma bene, mancano da lì, va bene, solo però non so come fare. Ah! Ora ho capito come fare, guarda, bisognava semplicemente salire qui e poi col cavaliere fantastico. Ah, va bene. Era proprio semplice, io che come uno scemo non l'avevo mica capito. Vai, andiamo e cerchiamo almeno di catturare una scimmia, così l'inizio visita di questo livello non è stata poi così inutile. Oh, eccoci qua, perfetto. Allora, qui sopra ci deve essere una scimmia, che è una nostra fan, quindi catturiamola. Gorosana, no, aspettate, aspettate, facciamo durare questo episodio un po' di più, perché è qui che c'è il cammino delle scimmie, ve lo ricordo. Quindi, vai ragazzi, due livelli in un solo episodio. Era qui, me lo ricordo, era una stanza verde. Vai, perfetto, ragazzi, Tonuki la città del futuro, abbiamo fatto un ottimo lavoro, devo dire. Solo quella scimmia abbiamo lasciato. Va bene, adesso super acchiappo e finiamo in fretta questo livello. Una, due, super shim e dom. E eccolo, poi da un terremoto. Ah no, abbiamo preso Ukizu e boh. Va bene ragazzi, va bene alla grande direi, nei tempi dell'episodio e due livelli. Ora, datemi un attimo di tempo, vabbè, cosa devo dire? Che tanto voi aspettate un giorno tra un episodio e l'altro, di solito. Ora ricattura la scimmia rossa off camera e poi ci dedichiamo a alla cattura delle scimmie mancanti nell'ultimo livello. Va bene ragazzi, quindi per questo episodio è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!